Il fatto di Marcotti sulle fonti TV ogni settimana, il punto della situazione da un punto di vista economico e politico, le due cose sono strettamente collegate, soprattutto in questo momento in cui si stanno naturalmente prendendo tutte le decisioni relative, non solo l'Italia, ma insomma in generale l'Europa, sul Covid e su quello che si spera arriverà dopo l'emergenza sanitaria, quando finalmente potremo guardare realmente ai numeri dell'economia, perché finché ci saranno le attività chiuse, finché la vita non tornerà nella sua normalità, sarà anche complicato, resterà complicato andare a capire quale entità di danno possiamo valutare, possiamo leggere. Questo è chiaro, lo diciamo sempre. E quindi l'economia e la politica intersecate. Oggi parleremo in questa puntata, un piccolo sommario, e poi naturalmente do la parola al mio ospite, di vaccini, perché vabbè, la notizia della giornata è che ci sarà questo incontro tra Draghi e le regioni proprio sul piano vaccini, ascoltando le sensibilità di tutti per cercare di mettere a punto un programma che possa essere davvero efficace ed efficiente per il nostro paese, e poi si comincia già a guardare all'estate, fermo restando che bisogna accelerare sul fronte europeo, sul piano vaccinale, e questo è, diciamo, la tiritera che dobbiamo continuare a ripeterci, altrimenti non potremo guardare con chiarezza al futuro. Si parla di un'estate con meno limitazioni e più viaggi con il pass vaccinale. Di questo parleremo con lui, Giancarlo Marcotti, e naturalmente con voi, perché vi chiederemo cosa ne pensate. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno Manuela, un saluto naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Allora, ti faccio subito una domanda barra battuta, poi prima facciamo un discorso generale su quello che sta succedendo. Tu hai già prenotato le vacanze per quest'estate? Assolutamente no, io No. andrò solo da chi non mi chiederà nessun pass. Se qualcuno mi chiederà un pass, semplicemente non andrò lì. Ecco, già abbiamo capito la tua posizione, però tra poco ci torniamo. Prima ti chiedo, appunto, insomma, riusciremo però, indipendentemente, qui insomma, diciamo, si parla dell'efficienza europea, a capire qualcosa di questo piano vaccinale che insomma non si capisce, un giorno si dice una cosa, il giorno dopo ci danno dei numeri. C'è speranza del ministro Speranza, qui la parola va ripetuta due volte, che tutto possa veramente accelerare da questo momento in poi. Insomma, che idea ti sei fatto a distanza di una settimana? Ne abbiamo parlato anche 7 giorni fa, ma qui le notizie si susseguono ora dopo ora. Ma mi sono fatto un'idea che se in Italia le cose non stanno andando nel migliore dei modi, possiamo anche non dire, diciamo, mal comune mezzo gaudio, ma insomma verificare che in Europa non ci stanno insegnando nulla, insomma, non è che l'Europa che abbiamo sempre visto come qualcosa più efficiente rispetto all'Italia, in questo caso non ha certamente dato segnali di efficienza. Adesso faccio solo un esempio, quello della signora Merkel e quindi della Germania, insomma, che un Sì. giorno dice si chiude tutto, il giorno dopo alt, mi sono sbagliata, non si chiude nulla. Quindi questo insomma stabilisce che la confusione è a livello continentale, non solo a livello italiano. Ok. Io ovviamente non amo parlare di pass vaccinale, anche se capisco che ci deve essere qualche cosa a livello globale europeo, ma pass vaccinale o pass sanitario, insomma, No, esatto, mi perché poi ecco, bisogna capire, perché in realtà non sarà solo questo pass, non vorrà dire, adesso è tutto ancora in discussione, che bisogna vaccinarsi, cioè ci deve essere eventualmente, a fronte di vaccinazione non avvenuta, un test, un tampone negativo del Covid. Quindi insomma, chiamarlo pass vaccinale non è neanche così corretto, no, Giancarlo, perché altrimenti si fa confusione, credo. Infatti, ecco, era questo. Allora, magari più correttamente dovrebbe essere pass sanitario, nel senso che appunto dovrebbe dare la certezza che dal punto di vista sanitario la persona non ha Il il Covid. Covid, insomma.
Certo. Quindi, però io sono comunque contrario anche al pass sanitario, nel senso che effettivamente il rischio è che in futuro, oggi è il Covid, domani potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Io quando ci sono queste limitazioni alla libertà di muoversi, anche se ovviamente come in questo caso giustificate da questioni sanitarie, sono sempre molto cauto, No, molto. no, quello sicuro, essere cauti è sempre buona cosa, Giancarlo, però vorrei ragionare un po' insieme a te, anche ai nostri telespettatori. Intanto, allora, è ancora tutto sotto osservazione, bisogna ancora decidere, quindi stiamo ragionando su eventualmente qualcosa che accadrà. Da un punto di vista, perché qui volevo capire perché ti sento un po', come dire, scettico, no? Di fronte all'ipotesi di un pass sanitario. Adesso in grafica c'è scritto vaccinale, ma viene chiamato così, però poco importa, abbiamo già chiarito. E intanto è stato definito che eventualmente il pacchetto di norme tutelerà la privacy, la sicurezza e la protezione dei dati personali. Quindi partiamo da qui. Cioè, il fatto che io debba dimostrare, faccio un esempio, no? Quest'estate voglio andare a farmi un viaggio e mi dicono sì, però tu devi appunto dimostrare o di essere vaccinato o di essere negativa al Covid. Se comunque sono dati sensibili, come tutti i dati sensibili sono tutelati dalla privacy, perché non dovrei poterlo fare? Nel senso che è anche una sicurezza mia, perché se io so che tutti fanno questa operazione, ho meno probabilità, insomma la certezza al 100% non c'è mai, meno probabilità che in giro, vicino a me, in vacanza, dove voglio andare a divertirmi, a rilassarmi dopo più di un anno di Covid, ci siano persone che non hanno il Covid. Cosa rispondi a questo se ovviamente, ripeto, diamo per scontato che la privacy sia garantita, ci mancherebbe altro? Allora, tanto almeno sentendo l'ANSA, io riporto quello che dice l'ANSA, questo pass sì, ci sarebbe un po' di privacy, dico un po', perché tanto almeno sempre sentendo l'ANSA, diciamo il pass, se io sono vaccinato, comunica anche attraverso quale vaccino. E questa è già una cosa che non riesco bene a capire perché. Ok. Poi la questione del tampone, cioè, allora, le cose per la verità sarebbero tre, ne abbiamo citate due, ma ci sarebbe la terza, cioè se ho già avuto il Covid, perché chiaramente quello dovrebbe immunizzarmi, insomma. Quindi nel pass, il pass me lo rilasciano, diciamo. Se io o sono vaccinato o ho avuto il Covid o ho il tampone negativo. Allora, se io ho avuto il Covid, d'accordo, ok. Se io sono vaccinato, anche lì, d'accordo, ok, cioè bisogna sapere quando l'ho avuto e così via. Ma se il tampone è una cosa che dovrebbe essere fatta in quel momento. Quindi non, o comunque avere un tampone estremamente aggiornato, diciamo. E poi dopo, anche se io sono vaccinato, tra 6 mesi cosa succede di nuovo? Cioè, in più, Manuela, oggi è una cosa del genere. E tu dici giustamente, così se io vado in vacanza, so che quello vicino a me, anche lui, o è vaccinato. Ma domani, perdonami, non voglio dire delle cose brutte, ma domani potrebbe essere la stessa cosa per qualsiasi altro fatto. Che magari quello vicino a me, non so, non abbia una certa malattia. No, 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 lo so, ma io l'ho capito quello che vuoi dire. È chiaro che però qui stiamo ragionando su decisioni da prendere in seguito a una pandemia mondiale che insomma non è che si, non è che, infatti, insomma, da quant'è che non accadeva una cosa del genere? Spero almeno che l'anno prossimo non ne esca un'altra di pandemia, ecco. Quindi intendo dire, forse la differenza da fare è questa, cioè non è che ci stanno dicendo bene, da domani dovrai dimostrarmi che se vuoi andare a farti le vacanze alle Canarie non devi avere avuto l'influenza, quella normale dico, così sarebbe un po' eccessivo, ma a fronte di una pandemia, beh, mondiale, ripeto Giancarlo, mi auguro che l'anno prossimo non esca un'altra, cioè mi auguro che tra un po', insomma, magari passeranno decenni prima di avere una situazione come quella che abbiamo vissuto nell'ultimo anno.
Guarda, questo noi lo chiamiamo SARS-CoV-2 perché ricordiamo che c'è stata una SARS anni fa e secondo alcuni studi la SARS ha avuto anni fa, cioè la prima, Sì, diciamo, sì. sarebbe stata addirittura più grave di questa seconda. Qua il discorso sarebbe ovviamente molto complicato, non voglio entrarci perché non sono un medico, eccetera, però cioè, temo che al di là del, appunto, del Covid, dietro ci sia qualche Cioè, hai paura cosa che si che. possa creare il cosiddetto precedente, che poi si possano aggrappare della serie, abbiamo il pass sanitario e quindi lì ci scriviamo e ti sottoponiamo a tutti i test possibili e immaginabili. Cioè, tu hai paura che possa succedere una cosa del genere, quindi che si possa poi utilizzare in modo distorto rispetto a quella che può essere la motivazione di oggi. Certo, perché Ok. se noi autorizziamo una cosa del genere, poi dopo, ripeto, può essere un primo passo verso un percorso che assolutamente sarebbe deleterio, insomma, No, assolutamente da ho evitare. capito benissimo. Visto che tu sei un uomo di economia, Giancarlo, ti metto sul tavolo quest'altra notizia, perché siccome in qualche modo dobbiamo cercare di capire come salvarci in tutti i sensi da questa pandemia, anche a livello mentale, perché non se ne può più, cioè insomma abbiamo voglia, no, di pensare giustamente alle vacanze, ovviamente pensando che ce l'abbiamo fatta a superare l'emergenza sanitaria. Diciamo, l'idea del passaporto sanitario è fortemente voluta dai paesi in Europa a forte vocazione turistica. Perché qui leggo alcuni numeri che sono stati riportati dalla Coldiretti. L'arrivo per l'estate del passaporto vaccinale salva il turismo straniero, potrebbe salvare, usiamo ancora il condizionale, il turismo straniero in Italia ha subito un buco di circa 27 miliardi nelle spese dei viaggiatori dall'estero, che sono crollate del 61% nel 2020 rispetto all'anno precedente ed ha toccato questo dato il minimo da almeno 20 anni. Allora, questo per dire cosa e per chiederti cosa? Insomma, se in questo momento è l'unica possibilità che abbiamo per far fronte a numeri ancora alti di contagio, che cosa rispondi leggendo questi numeri? Cioè, perché è preoccupante la situazione di tanti settori, in primis quello del turismo, no? Lo abbiamo detto tante volte. Questa potrebbe essere una soluzione. Carissima Manuela, qua la verità è proprio il contrario. Il Bene. contrario. Perché? Perché semplicemente io capisco gli operatori turistici, no? Cioè dicono se non apriamo completamente, però almeno parzialmente, non dico che mi salvo, ma insomma cerco. La realtà è che se noi vogliamo aiutare gli operatori turistici, dobbiamo non chiedere il pass vaccinale, ma non chiedere nulla. In quella maniera aiutiamo il turismo in Italia. Se per andare in Austria, in Germania, in Francia mi chiedono un pass e per andare in Italia non mi chiedono niente, probabilmente vado in Italia. Se per andare in Spagna mi chiedono un pass, in Italia non chiedono niente, probabilmente scelgo di andare Però, in sì, Italia. guarda, ti faccio un'altra domanda. Io oggi voglio fare un po' la rompiscatole, Giancarlo. Però, Certo. siccome dobbiamo mettere in conto che la gente dopo più di un anno di pandemia ha paura, perché io non ho paura, cioè, o meglio, sono cauta, cioè, rispetto tutto e ci mancherebbe altro. Qualche timore ce l'ho come tutti, ma non ho paura di muovermi. Ma dobbiamo pensare anche alle persone che ce l'hanno questa paura. Ci sono persone che ancora non escono di casa se non per andare a fare la spesa. E allora, siccome ovviamente la ripresa di alcuni settori come quello del turismo è giocata su grandi numeri, se ci sono tante persone che hanno paura e che non vanno nemmeno a fare la spesa, come si può pensare che queste persone ricomincino a viaggiare? Quindi, se esistesse un pass che, come detto prima, certifica che chi va in giro è o vaccinato o sano, questo non aiuterebbe invece a dare spinta, cioè a far sì che anche le persone che davvero hanno ancora paura possano superare questa paura, perché se, con la paura non si va da nessuna parte, ma non solo nell'economia in generale, lo sai meglio di me. Ma io penso che queste persone che hanno paura sono una certa categoria di persone, le persone che viaggiano di meno. Quindi
Quindi non penso che facciamo un grande, cioè che diamo un grande aiuto al settore turistico, mettendo un passo. Certamente, è chiaro che riaprendo un po', cioè se c'è il pass, una persona può viaggiare, se non ci fosse il pass, nessuno può viaggiare o comunque, ci sono restrizioni molto maggiori. È chiaro, cioè, voglio dire, io capisco l'operatore turistico, no? Che dice, fatemi un pass che anziché venire, gli anni scorsi mi venivano 100 persone, ma con il pass magari me ne vengono 20, 30, però io magari riesco lo stesso a vivere, cioè, per lui forse fa la differenza tra la vita e la morte, quindi ovviamente tra la vita e la morte a No, livello vabbè, economico. certo. È bene chiarirlo, no? Quindi lo capisco. Il patto è che l'operatore turistico, secondo me, non deve limitarsi a questo, deve auspicare che tutto torni come prima. Ieri ho visto una partita di calcio, visto solo delle immagini di una partita di calcio in Georgia dove c'era il pubblico. Mi si è aperto il cuore vedendo i georgiani e non penso che domani moriranno tutti in Georgia perché in una partita di calcio c'era il pubblico. Quindi veramente io non vedo l'ora di tornare alla vita normale proprio. Non a tutti questi al pass, se io che poi anche lì, scusami, Manuela, ma sempre sono le stesse persone, cioè questi organismi internazionali, che ti dicono che le persone vaccinate possono a loro volta trasmettere il virus, possono a loro volta prendersi il virus perché appunto dicono no, devono portare la mascherina. Ma scusa, se sono vaccinato, teoricamente non dovrei avere nessun problema. E invece mi dicono devono tenere la mascherina, se io posso prendere il Covid, lo posso trasmettere. E allora a cosa serve tutta questa Allora, cosa qua? certo, ti leggo, mamma mia, ci sono dei messaggi anche poco, invito, le opinioni sono tutte ben accette, ma vi invito a, insomma, a Ma no, scriverle. leggile No, pure. io le leggo, sto parlando con i Sì. telespettatori, a scriverle in modo educato, perché siamo qua e li leggo e ci mancherebbe altro, ripeto, qualsiasi opinione abbiate. Intanto, vabbè, Sergio che scrive, ma questa credo che sia io mi chiamo Manuela, intanto, non questa, continuo a chiamarla pandemia quando va chiamata epidemia. No, ti stai sbagliando perché la pandemia è un'epidemia a livello globale, quindi quella del Covid è una pandemia, perciò se vogliamo mettere i puntini sulle i, è definita pandemia, ripeto, letteralmente. È una pandemia, la pandemia è un'epidemia a livello globale e poi mi chiamo Manuela. Seconda cosa, ma Lori, ma voi siete fuori di testa, la paura l'avete infondata voi. E vabbè, Giancarlo dice esattamente il contrario, cioè Giancarlo anzi sta dicendo che dovremmo essere un attimino più cauti a diffondere notizie che possano, come dire, aumentare la paura. Poi ti faccio rispondere, Giancarlo, però insomma, ripeto, quando ci sono questi messaggi rimango sempre un po' basita. Questo è interessante, io sono una che viaggiava, no, che è d'accordo con te, io sono una che viaggiava, fate il pass, fate, vabbè, ok? E me ne starò a casa e spero che falliranno tutti gli alberghi. Io questo non lo spero, ma se lo sperate voi va bene. E poi mi sembra di capire, questo è Francesco, che sia la Germania a dettare le decisioni delle chiusure, meno per quanto riguarda i ristori o sbaglio? Allora, fai tu un commento generale su tutti questi messaggi. No, avevo capito dall'inizio che fossero persone che erano contrarie a me, invece penso che siano quasi tutte persone che No, sì, concordano con però la mia. ma voi siete fuori di testa, insomma, nessuno è fuori di testa, No, sono certo. diverse opinioni e considerazioni. Peraltro io metto tutto sul tavolo, pro e contro, perché credo che sia il modo giusto per capire dove andare. Però se non siete d'accordo, insomma, ciascuno ha la sua idea. Prego Giancarlo, vai. Guarda Manuela, io ho pubblicato più di 700 video negli ultimi 3 anni, insomma da quando pubblico video, 2 anni e mezzo, 3 anni, quindi so perfettamente anche il tono dei commenti, a volte le persone magari sono anche così, molto dirette, ma è normale, insomma, che poi su un argomento così divisivo ci possano essere
dei commenti. È chiaro che ci auguriamo tutti che invece ci siano delle. Sì, insomma, che i commenti abbiano, No, io siano parlo di più educazione, guarda urbani. Giancarlo, non, Sì. cioè, io credo che sia dovere di chi fa comunicazione richiamare un po', l'attenzione anche su queste cose. Poi ripeto, ciascuno gestisce come crede i suoi messaggi, eccetera, però io ritengo che sia opportuno noi per primi, insomma, di indicare quella che dovrebbe essere la strada civile per affrontare determinati argomenti. Ma ripeto, amen. Ho anche Sì, preso ma guarda un'espressione, insomma, religiosa, ma comunque. Manuela, ci sono due o tre persone che ad ogni mio video, qualunque cosa dico, fanno dei commenti negativi dicendo che ne so, che tutto quello che dico è sbagliato, che non capisco nulla, eccetera. Su ogni mio video io potrei dire, sai che non so, che il catrame è nero, che il foglio, un foglio di carta è bianco e loro avrebbero qualcosa da dire. Quindi non, No, è no, lo così, so, ci lo so, lo sono. so, lo so. È assurdo solo il fatto che se ne parli, scrive Michele, credo del pass sanitario, suppongo. Francesco, si può dire tutto con educazione, appunto, è quello che sono d'accordo, bravo Francesco. E vabbè, per arrivare a conclusione, Giancarlo, appunto, come vogliamo concludere questa puntata che apre tantissime riflessioni, che peraltro riaffronteremo nuovamente. C'è chi ci dice di parlare, così magari prendiamo spunto per le prossime puntate. Parlate, ah sì, questo magari la prossima volta, del blocco del recovery fund da parte della Germania e le conseguenze per tutta Europa, anche lì cose folli che ogni tanto arrivano proprio dall'Europa, insomma non si capiscono. Giancarlo, comunque come vogliamo concludere? Lascio a te la chiusa della puntata. Ma appunto, velocemente su quella questione, adesso non è proprio il blocco del recovery fund, però sai che tempo fa, Manuela, io avevo detto che il recovery fund, attenzione, perché deve essere così votato anche da tutti i, non i 27, sì, 27 paesi dell'Unione Europea, quindi non è che fosse una cosa già stabilita, definita, eccetera. Quindi adesso che salta fuori, insomma, che non è che la Germania, non solo l'Olanda o l'Austria, ma anche la Germania abbia cominciato, insomma, a mettere in dubbio, ecco, mettiamo così, anche tutte quelle cifre. Sarà un argomento assolutamente da trattare, cioè noi abbiamo dato per scontato, continuiamo a dare per scontato i 200 e rotti miliardi e che scontati non, cominciano a non essere assolutamente, quindi sarebbe veramente un discorso, Sì. un tema da affrontare perché sui media mainstream non se ne parla, ma insomma è importante, ecco. Assolutamente. Giancarlo, allora, dobbiamo chiudere. Come sempre, però, è bello così, no? Magari avremmo potuto affrontare altre cose, ma era giusto anche leggere le considerazioni dei nostri telespettatori. Io ricordo che ogni settimana con te ci siamo, che possono i nostri amici trovare la puntata sul nostro sito lefonti.tv e anche sul nostro canale YouTube, così potete continuare a sfogarvi con i messaggi poco utili alla discussione costruttiva, ma comunque fate vobis. Giancarlo, ti aspettiamo con i tuoi video quotidiani su Finanza in Chiaro. Assolutamente sì, naturalmente. Così dico anche a tutti gli ascoltatori, tranquillamente fate tutti i commenti che volete a favore o contro. So che è un tema divisivo perché obiettivamente è un tema sul quale è difficile avere una posizione di mezzo, cioè o si è da una parte o si è dall'altra. E quindi capisco che insomma nascano anche dei commenti No, abbastanza, certo, guarda, però mi fa fateli. piacere. Sì, no, ma certo, ma io voglio che scrivano. Mi fa piacere che Lori, e lo leggo anche per questo, ci mancherebbe. Io non è che mi arrabbio con voi, mi arrabbio in generale perché il clima, purtroppo, anche a causa della pandemia, non epidemia, è peggiorato. È anche normale, siamo stanchi tutti. Lori scrive: non attaccatevi ai termini.
Hai capito cosa volevo dire? Mi scuso se vi ho offeso, non c'è bisogno di scusarsi, però leggere che cosa dite, siete stati voi che fate arrivare paura, insomma, un po' pesa. E poi invece questo messaggio: io abito in Olanda, la testimonianza di chi ci scrive dall'Olanda, Teresia, ma non è che tutti portano la mascherina, solo sull'autobus, treno, negozi, per il resto è tutto chiuso, ma possiamo andare in giro, non come in Italia, che la gente è chiusa in casa, vabbè, lei dice come una dittatura. Adesso, indipendentemente dai termini, beh, anche sentire cosa succede in altri paesi aiuta e serve a comprendere maggiormente quello che si sta facendo per cercare di convivere, almeno in questo momento, con un virus che è ancora presente. Allora, Giancarlo, grazie, e ci sentiamo presto sulle fonti TV, ti seguiamo su Finanza in Chiaro. Grazie Emanuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Grazie, c'è chi scrive anche l'America, è l'unico paese coerente. Grazie, siamo proprio stremati, è vero, sono d'accordo, però cerchiamo almeno tra di noi di mantenere dei toni, ripeto, costruttivi, con tutte le opinioni che sono sempre ben accette, noi lo diciamo sempre. Grazie per averci seguiti fino a questo momento, restate sulle fonti TV perché ci sono tanti spunti interessanti, approfondimenti e poi torniamo sui mercati più tardi alle 14:30.